Quindi andiamo. No, ho fatto lo screen, porca miseria. Ok, partita, sta a prendere il microfono. Ok, allora, quindi distrutta la torre dell'orologio. Ok, deve fare eco. Siamo tornati al tempio dell'estate. Quindi Solvig ci ha accolto, ci ha curato le ferite, quelle poche che avevamo, ci ha dato tutte le informazioni su cosa sta succedendo. Quindi ci svegliamo tutti belli, freschi e riposati. E ci svegliamo ovviamente nel bordello più totale. Praticamente l'assalto, il colpo di stato, diciamo, all'interno di Whitethorn sta già avvenendo. Quindi vedete le guardie e la resistenza che si stanno affrontando più o meno da. Cosa? Ok. Pezzi da tagliare già. Mi raccomando, ripeti questa frase così almeno. Così almeno quando taglio non parti tipo mega laggata e si ricomincia. Ok, allora, dicevo, quindi vedete la resistenza, le guardie che stanno scontrando più o meno per tutta la città. Vedete praticamente che dove dovreste andare voi, quindi nella piazza del mercato, di fronte a quella che adesso è praticamente una foresta. Vedete le guardie e la resistenza che vi stanno praticamente facendo strada, vi stanno aprendo per farvi entrare. Quindi le guardie non riescono ad andare oltre e loro continuano a crearvi sempre più spazio. Come stavo dicendo prima, di fronte a voi è completamente un posto che sembra staccato dal resto della città. Voi vedete tutto intorno a voi, in quella che sembra essere, in quella che doveva essere, anzi, la piazza del mercato, vedete completamente alberi bianchi, il terreno tutto sollevato, gli alberi, vedete ceppi di alberi che seccano e che nascono di nuovi. Ho dimenticato di fare una cosetta. Puoi aggiungermi la mia vita. Quelli sono problemi tuoi se non te la sei segnata. Ok. Allora, dicevamo. Allora, dalle fronde degli alberi vedete, cioè dalle fronde degli alberi, no, tra il verde degli alberi vedete comparire quattro figure di fronte a voi. Ormai le riconoscete benissimo, sono dei troll di ghiaccio. Tirate iniziativa. E si inizia un'altra giornata di lavoro. Mi raccomando, cliccate sulle. Bravo. Cliccate sulle pedine. Oddio. Spero che quel qua, che quell'uno non si avviata. No, quel. Mi sa che ricomincio di nuovo io per prima. Per prima. Ok, allora, quindi inizia Turion. Aspetta, aspetta, Mast, mettimi bene in ordine. No, non hai messo in ordine. O sono io che. Ah, mi ha fatto 5. Sta troppo accelerato il mouse. Aspetta un attimo, ok. Devo abituare, ok. Allora, elimino questi che non c'entrano. Ok, allora, dicevamo, quindi, adesso che sono tutti in ordine, Turion, cosa fai? Io direi sicuramente di tirare un po' le ostilità, perché sicuramente, così almeno l'avvicino prima. Ok, intanto io zoom un pochino perché veramente la mappa è enorme. Ok, è un aspetto di livello 1, quindi dovrebbe essere. Sistemo meglio. Vediamo, essendo un aspetto di livello 1, dovrebbe avere una CD di 15, dovrebbe. 15? Sì. Ok. Aspetta, qui. No, aspetta, 15 forse per il livello 0, aspetta, controllo subito. Sì, Ok. infatti, 16, 16. Ok, cos'è in tempra?
dico subito. Tiro salvezza, vedi testo. Come vedi testo? Bene così. Ma che c***o? Vabbè, comunque... Tiro su volontà. Ah, ok. Su chi l'hai fatto? Su tutti. Ah, ok. Allora, nessuno di loro lo passa. Ok. Ok, quindi tutti si triggerano verso di te. Poi cosa fai? Ti muovi? Vabbè, direttamente, scusa, essendo che c'ho il coso, me ne approfitto, attacchi di opportunità se si avvicinano troppo. Prepari l'azione, quindi. Okay. Sì. Ok. Poi, Lily. Quindi non volevi andare a cazzo duro sulle creature? No, aspetto che lo si avvicina, non mica, c'ho il talento apposito ormai. Beh, io non ho capito che cosa hai castato. Imporre ostilità. Praticamente calcolano solamente a me. Oh no no, che cattivo che sei. Sistema eviti di essere colpito. Ma infatti... la tigre doveva stare qui, era comodissima. Ah, lì la vuoi tenere, ok. Allora ti scambio con l'Anni. Quante parti? Perché adesso vedi, la tigre intanto va e carica. Ok, ok. Gli dai il comando oppure fa da sola? Sì, dico, cioè vai. Ok, quindi niente azione di movimento. Ok, quindi niente azione di movimento. Poi. Ok, il tuo turno è finito qui. Perfetto. Best my hand. Ok, dai, tiro per colpire. Sì, stavo per tirare io, aspetta. È la tigre. Sono 25 attacchi. Ha già fatto i conti per sottrarre oppure sono tutti con multi attack? Tutti con multi attack, giusto? Non so penalità, sono tutti primari. Ok. Vabbè, primo critico confermato. Metto la penna così, ok. Buon. Ok. E io ho usato l'azione di movimento invece con Lily. Allora faccio un passettino qui, estraggo l'arma e penso che... No, non credo che attiverò il giudizio. Mi sembra abbastanza inutile adesso. Credo che lancerò un fio... No, non posso. Sì, una standard posso. Un effetto acido su questo. Ok. Ti risolvezzo sui riflessi? Un tiro per colpire mio. Ok. A contatto, giustamente. Okay. Ok, passa. Da acido. Ok, quindi... non gli rigenera. Ok, perfetto. Ok. Lì l'ha fatto. Lanlis? Lanlis? Oh! Ah, io sono deficiente. Vabbè. Allora, io preparo l'azione quando uno viene lì e no, proprio poi dopo. Certo che Sky si prende bene. Mi ha chiamato e aiutato l'azione. Ok. Fanno la cena. Ok. Anzi, prima. Prima faccio la prova di conoscenze con il Killing Style per avere i bonus. Ok. Non so, io sento il mio eco. Sono su? Sono dei troll, quindi locali. Sempre sul G-Troll sono, sempre. Non cambiano. Perfetto. Ok. E 15 più la loro CR, quindi... Sì, vabbè. Sì. Vabbè, ho i bonus di Killing Style. Ok. Tu sei un bullo, tu. Ok. Ascolta, due cose faccio buone. Le conoscenze e curare. Curare non serve perché ogni volta uccidiamo la gente prima che ci fanno danno. E almeno curare, almeno le conoscenze me le lasci. Forse per il curare ci pensare qualcosina. Ma neanche, mai curo di più, non ti preoccupare. Se dico non si sa mai se mi fanno tipo un assalto in 50. Allora, adesso tocca a Dada. Passetto da 1,5, che
che non concede attacco di opportunità lo volevo. Come sempre, bravo, imparato la lezione. Comunque mi sfilo la cinta, trasformo in un'ascia e la lancio. Il lancio sempre su destrezza, giusto? Sì. Quindi la lancio e mi ritorna in mano. E la metto a posto. Ora che ci penso, abbiamo anche il bardo, quindi fai festa. No, te. Il bardo no, non ci sta oggi. No, non ci sta oggi. Thorin. Ma Cristo, ma... il bardo. Oh, non lo so, io ci sparo sempre, ma... Se castasse grazie del gatto finirebbe veramente male. E quello io dico, fai festa te. No, posso scompare, gatto, il bardo semplicemente Sara è... Non c'è. Ma è un bardo? Sì, la provo a comprare, credo di sì. Sì, è un Arrow Song Mister. Ah, ok. Quindi utilizza l'arco come un'arpa. Non ancora. È un bardo. Potrà. No, ah, perfetto. Un oggetto magico, sì. Ok. C'è un nome di iniziativa. Thorin, tocca a te. Vado? Vai. Ok, allora, per il momento qual è quello che abbiamo colpito di più? Questo? Yes. E io andrei sempre su quello. Allora, vediamo se c'è da sbarrare la strada, non mi pare. E allora andrei con... ed è un blast semplice. Ok. Allora. No, colpisci. Però non è, insomma, non è il massimo di danni, però. Vabbè, sempre 20 danni sono. Considera 15 perché li rigenera, ma vabbè. Sì, diciamo un po' poco. Sì, anche il tanto tra me e la tigre e te, e uno è andato. Tocca a loro che per vendicare il loro compagno vanno tutti verso Turion. Wow. E quindi non ci stanno. Esatto. Secondo me è un attacco d'opportunità. Sì. A chi? A tutti. No, oddio. No. Solo a lui. Da solo Ade un attacco d'opportunità. In teoria anche Turion. Ma perché sono mossi così? A posto, dai, tiriamo sto colpettino dash. Aspetta, sono del ghiaccio, giusto? Sì. A posto, colpo dash. Dammela buona, please. Grazie. Ok. Tiri il danno da fuoco? Sì, un di 6 più un di 4. Sì, dov'è? Grazie. Un di 6. Raga, io non so perché, ma gli attacchi di Turion li vedo tutti quanti col numero dei danni graffiato. Sì, allora non sono l'unico. No, perché c'è scritto qualcosa sopra. Mili più... Ah, ok, sì, tutto quel nome della Madonna. Sì, oddio. È slittato giù. Un di 4 e un di 6. Diamole così, tanto. 4. Ok, allora, quindi quelli... Quindi 18... più 4. Non è che tipo critico il... No, non credo. No. Non esiste che dico quelle cose. E poi Ada. No, no, per il martello solo. Dicevo che ho fatto un tiato un 10. Ok. Lascia un di 10. Mi sa che ho toccato Turion. No. Non è fatto crit per un motivo, perché il dado è 13. Ah. Ok, tocca di nuovo a me. Li colpisco in una palla. Tu hai portata. Sì, ma posso fare anche il passetto di un metro e mezzo, non è ah, che... vabbè, sì. Che anzi mi conviene, visto che dove sono, perché sennò poi non lo attacco più.
Aspetta. Ok, lasciamo il dado, intanto. Se tu non mi ricordi, io per me tu l'azione la rimandi all'infinito finché non mi avvisi, Appunto, t'ho avvisato. Quindi, Come? prima de okay, quindi immediatamente prima del turno di Turion, quindi cosa fai? Ok. Vorrei dire che ritiro, forse. Volevo solo calasciarlo. No, non ritirare, rimane là, devi soltanto poi tirarmi danni da fuoco. Allora, tanto il danno è sempre quello. L'ho preso. Quanto hai fatto? 16. E basta. Ho tirato basso stavolta. Quanto hai tirato? No, aspetta, perché comunque mi sa che è un più 2 perché leggo sotto la nota. Quando fai un Sì. attacco di opportunità provocato dal movimento. No, vabbè, ma in questo caso non è l'attacco d'opportunità. Ah no, ok. Ok, allora E no, non non niente. colpisci. Io ho fatto 35. Tu invece colpisci, tirami danni da fuoco. Subito. Io faccio scala sti dadi. No. 6. Sempre meglio di 4. Questo è quello che abbiamo colpito, che ho colpito con l'acido, giusto? Ok. Sì. Tocca a te infatti adesso. Tocca a te. Ottimo, ottimo. Devi tirarmi, mi sa un altro Ma di. io e te di danni minimi facciamo gli stessi. Madonna. Devo tirarti. Minchia, però uno è che ha più 7 in forza. Quello lì è un L'altro fa dettaglio. 7 in destrezza. Tu come 7 in destrezza, madonna. Vabbè, perché è ladro Unchained con arma a due mani su destrezza. Vabbè, non che ha da scherzi, eh. Infatti, no, qua sì che non scherza. Comunque siamo Lili. Allora, la tigre prosegue la sua opera di squartamento, ci prova. Ok. Tanto mi ero dimenticato prima di fare anche l'afferrare. Ok, colpiscono Ah, entrambi. sì. Allora, faccio No, solo uno prova di solo. afferrare per iniziare una lotta. Quale l'artiglio? Ah no, ok. Un morso e poi c'è anche l'artiglio che prova, perché ce l'hanno su entrambi. Ok. Ok, comunque la prova non va. La prima. Secondo direi di sì. Seconda sì. Mentre io faccio un passetto qui, come veloce attivo il Bane sui troll e attacco questo qua. Sia con l'arma che col morso e ho un più due a colpire. Ok. Giuro che se quello che ridico non è confermato, me ne va. Oddio. Ma è critico? Sì, dai, è confermato, mi dispiace. È vero. Vabbè, i È danni 19 ha sono fatto. 19, 20, 21 più 2 di 6. Di Ok. 25 in totale. E niente, è finito. Ah, ma Ok. gli hai messo la cosa che critti. Cioè, Con te critti 15. 20. Io critto col 15, il Compensa problema è che non più faccio mai cosa 15. sulla scheda. Figo. Non sapevo si potesse fare. Che bravo che sono. Vabbè, inutile dire che il morso non passa, eh. Cioè. Vabbè. Comunque, è Grazie. schiattato pure lui. Ok, finito il turno, sì. Tocca di nuovo all'Anlis. Wow. No, ma io adesso in poi sono sempre prima di coso, mi sa. Ah, prima, dopo i Non ho troll, sai. toccato la mia iniziativa, sì. Ok. Tocca ad Ada. Passetto da 1,5 e saccagna di botte quello. Posso fare il round completo? No, perché ho usato la gratuita. Ah Oh, sì che puoi, se sì? fate Vabbè, passetto sì. allora. Con la raffica. Scusa un Adesso attimo. più bello c'è. Esatto. Quale dei due? Su questo, che era afferrato. Ok, ciao, Allora. addio. Sì, esatto. Lo salutiamo già. Del tipo la tigre che l'ho morso. A terra. Mi dispiace. Ah, hai presente quella scena da tipo da gangster in cui uno tiene fermo e l'altro lo picchia? Sì. Questa è la stessa cosa, la tigre lo tiene fermo, lo tiene alzato fermo e tu le.
Cioè, lo tiene alzato fermo. Guarda, la tigre è la metà di lui. Cioè, al massimo si è attaccato dietro al collo. Quello nel girarsi si è visto dopo i pugni di Ada in faccia e ha detto: A oh parte che la shit. tigre è di taglia grande. Ah, è di taglia grande adesso. Ma è da quando c'hai il Quindi, talento che lo fa diventare del tuo stesso livello? quando siamo arrivati al livello 7. Ah, l'hai preso quel talento? Hai preso un companion? Sì. Ah, ok. Allora, scusami. L'ingrandisco Se subito. no non avrei 132 punti ferita, Ah, però. scusami. Scusami. Ok, aggiorniamo la situazione. Porco Dio! Aggiorniamo la Vai! situazione adesso, scusa un attimo. Ma non ci stiamo più noi qui! Ok. Perfetto. Questa la posso anche cavalcare. Posso fare i meme. La cavalchi, Adesso può cavalcare la tigre e fa come Putin davanti al tramonto. Credo che lei spiega. Ok, diciamo, tocca a Thorim. Io. Vabbè, se proprio si continua ad andare avanti verso Durion, si prende Lado da Ada e probabilmente Stira, quindi Earth Blast semplice. Ok. Non voglio neanche sprecare punti ferita. Tipo vaffanculo. Ma lo Peccato che manco. non colpisci. Ho dovuto fare 3 di dado per mancarlo. In realtà dovresti fare un pochino di più. Però, peccato. Beh, prima mi è bastato il 6 per colpire. Sì, appunto. Dico un pochino di più ti serviva. Non ho detto mica devi fare le madonne. Cioè, l'altra volta sei andato a filo, eh. Ok, poi che altro Niente, fai? utilizzo la move per raccogliere il potere nell'eventualità. Ok. Tocca al troll che cerca di attaccare Ada con la sua ascia. No, ok, meno male, tipo l'incantesimo è finito subito. Nota, non colpisce. E mo non mi ricordo quanto dura quella là Te lo comunque. dico subito, guarda. Cioè, se no. Durata un round per livello. Ah, ok, allora no, ancora è triggerato da Proprio te, allora quindi sì, di nuovo si avvicina. Vabbè, si può attacco avvicinare e basta, tipo. E comunque attacco di opportunità te lo becca sempre quello tuo. di. Oh. Vabbè, ormai dici. Dico, vabbè, guarda, io non mi lamento, dati sono dati, però. Fai il passetto qua, fai il passetto qua con Ada. Sì, Partendo e dopo lontani. così lo fiancheggi. Lo Io voglio fiancheggiamo così un tutti. attacco dopo. No, Sì, ok, secondo me non scherzavo. ci arriviamo, ragazzi. A cosa? A doverlo fiancheggiare. Dicevo, allora comunque aspetta un attimo prima che colpisci, devi attaccare te. A parte che tipo non posso colpire, forse. 15 e 7, 22. Tu hai scudo alzato o scudo abbassato? In entrambi i casi col martello c'è lo scudo alzato. Ok, se col martello scudo alzato allora no, non colpisce. Me lo sono segnato. A posto, col martello ultimamente c'ho tipo 24, 22. 26. Aspetta, in che senso scudo alzato, scudo abbassato? Con lo scudo, se combatto con una mano c'è lo scudo alzato. Ah, ok. Perché te puoi impugnare Lui può impugnare, lui l'arma in impugna due o il mani. martello che ha una mano, oppure lascia il martello e prende l'ascia che ha due mani. Tipo, posso usarla sia a due mani che a una mano quell'ascia, però sempre una mano è comodo. Vabbè, con quella scusa ci fai. Che poi ancora non ho capito che non stai facendo più attacchi poderosi. Ma vabbè. Vabbè, Vabbè, fatti oh. tuoi. Perché se lo scorda. Lo so, si scorda che c'è incalzare poderoso, c'è un Però mortal. perché sono Scusa, come mainstream. faccio ad usare incalzare se mi muore prima il nemico? E c'ha ragione su questo. Come faccio ad usarlo? Se mi spawna un nemico davanti, non è colpa mia. Ok, Lanlis. Quindi. È ancora vivo. Te. Non posso usare Incredibile. incalzare. Oh, guarda che ha preso un Pure. pugno da Ada, non ne ha presi tutti. Vabbè, dai, allora lo proverò ancora ad attaccarlo. Vai. Wow. Ok, danni pochi perché sto sfigando con tantissimo, ma E soprattutto è lui di c'è ghiaccio. rigenerazione. È di ghiaccio, giusto? Te. E qua 13 danni. Ricordati Incentivatrice. di togliere poi 5 dal danno per la rigenerazione. Quindi non è fatto tantissimo. Tocca a Turion. Yeah.
Vado ad ascia potentissima a due mani stavolta. Riproviamo. E non ha nemmeno detto del poderoso, ma vabbè. Vabbè. 10 danni poi, tirami di 4 di 6. Sai. Ok. Lili. Poverini. Mi dispiace quasi per loro. A me no. Guarda, con tutto il piacere li sta staccagnando di botte questi qua. Guarda, dopo la torre dell'orologio li vuole far sparire tutti, cioè. Dalla faccia della terra. Anzi, la faccia di Golarion. Va bene, io faccio un completo di nuovo, sempre mantenendo il round di Anatema. 28 e 26. In teoria mi dovresti tirare per vedere se confermi il critico con la falce. A parte che ho sbagliato a tirare, che non è la falce, quindi mi ha colpa. Vabbè, fatti in È sciabola, la sciabola. È eh. 23 la conferma. Vabbè. Ok. Perfetto, che okay, Confermo. confermato. Sì. 24 danni dalla sciabola. Più Allora. 29 danni dalla sciabola e prendo anche col morso. Sì. 9. 15 dal morso. Ricordati che ogni colpo devi togliere 5. Sì, lo sto togliendo io tanto. Ah, vabbè, tanto con la Perfetto. sciabola ho tagliato la testa di Ned. No, perfetto, Allora. l'abbiamo indebolito. Indebolito. Quindi vabbè. Ok, caputi i primi quattro. Ricordiamoci di tagliare le teste anche agli altri troll. Quanto è bello Anatema, gente, come capacità che ottiene No, chi guarda, conta. quella cosa lì è grossissima. Non so perché l'hai usata adesso, che secondo me non è sprecata, però Sì, vabbè. infatti. Ah, sai, giusto per fare qualcosa in più, tanto di round ne ho, cioè, ne ho ancora 5, però. Ok, allora. L'allegra compagnia. Vedi, Ada. Questi troll stanno cominciando a rompermi le palle. Allora, vi trovate a un incrocio. Vi metto più al centro dell'incrocio, così avete un attimo una cosa più grande. Oh no, è sparita la tigre. È difficile da perdere. Ok. Wow. Allora, È bianca, non si nota. vi si presentano tre strade. In base a dove guardate, vi sembra che la strada non finisca. Cioè, qui vedete prolungarsi alberi. Di qua stessa cosa, prolungarsi alberi. Però da questa parte, perché è collegata qui, vedete quella che sembra essere un edificio, una casa, qualcosa del genere. Invece da qui sentite chiaramente il fruscio di onde. Cioè, ma più che onde sarebbe più che altro di acqua che comunque arriva. Cioè, ondine, non onde da mare, ecco. Ma non so come si possono definire. Un'onda da lago, ecco. Purtroppo, raga, io sono terrone e vivo quasi vicino al mare. Come cazzo mi devo spiegare? Non li ho mai visti i laghi. Ma porca miseria, ma che cazzo di onde conosci? Vabbè, allora, se il lago è abbastanza grande, ha le onde. Ok. Più dettate dal vento che dal Sì, ma sono ondine, non c'è un modello Esatto. surreale. È un Sì, non c'è uno modulo tsunami, adattato ecco. solamente dal vento che muove Sì. l'acqua a pelo, però se non c'è corrente. Comunque, Boh, se andiamo capisci. verso il lago? Dove volete andare? Non lo so, o vogliamo seguire la tattica del senso orario? Che effettivamente. La tigre ha fiuto, quindi Ok, dove la vuoi capisci. indirizzare? Mi sono dimenticato di segnare le tigri. Mannaggia. Beh, la manderei piano piano verso il lago. Ok. Le sue maestose onde. Sì. Ok, questa qui. Dovrei aprirlo un'altra volta. Facile, mannaggia. Provo un attimo una cosina. Perfetto. Ok,
Allora, vedere pace 86. Allora, quindi ho detto la fai andare verso il lago? Citando l'aria. Lei non sente nulla di particolare. Che poi è stupido perché potrei andarci, visto che ho una percezione molto migliore di quella della tigre, però. Poi chi si sta limonando il microfono che si muti comunque. Casino. Bello. Ok, allora, quindi. Che fai, quindi? La tigre sta lì un attimo ferma. Non sai che cosa fare. Se non sente niente, torna indietro. Ok. Oh, ditemi voi, ragazzi. Scegliete voi dove andare. Tutte le risposte sono giuste. Io propongo il senso orario. Quindi da qui? Da qui. Poi il senso orario. Sì, per me era da qui, credo. Poi qua e poi qua. Il problema è quello, è che senso orario puoi iniziare dappertutto. Perché per me era iniziato da qui, qua. Poi qua e poi qua. Qui. Ok, quindi inizia dal lago. Anche da qua. Quindi io avevo iniziato da qua, ok? Va bene, sì, non c'è problema. L'importante è capirsi, no? Sì. Ok. Cavallo della tigre. Tu cavallo della tigre. Mi libero la zona. Guarda, un nemico nell'acqua. No, non credo che entriate nell'acqua. Sistematevi voi. Allora, voi vedete praticamente quest'acqua che produce, ci sono delle piccole onde nonostante intorno non ci sia vento, e vedete praticamente che sta anche iniziando a nevicare in questa particolare, in questo particolare punto sta proprio nevicando. Vedete al centro di questo laghetto, vedete una creatura umanoide. Che non è che vi stia guardando in maniera benissima, in maniera molto allegra. Vabbè, ce l'abbiamo fatto. Ah, non è ammiccante. Non è ammiccante. No. Che creatura è? Mi sembra principalmente umanoide, cioè diciamo che guardandolo vi sembra ricordare un pochino la Silfide, la chierica di Gozre, che avete incontrato nella torre di ghiaccio. Quindi vedete questa pelle un pochino bluastra, tendente al blu, però un misto tra il colore della pelle di Ada. Considerate che adesso Ada, quando è scaduto l'effetto, e la pelle di Ada, da chiara pallida che era, è cominciata a scurirsi un pochino. Adesso diciamo è più in tono con tutti voi rispetto a prima, tranne con l'Anlis, che l'Anlis rimane pallido. Non cambia molto. Ascolta, la pelle scura è per i plebei, ok? Va bene, signor sangue blu. Praticamente. L'Anlis fai dietro. rimanici effettivamente stare qui dietro non è una brutta vista, effettivamente. Non possiamo permettere che il suo maestro tigre dietro che mi mangia. Non possiamo permettere che sua maestà si ferisca. Comunque, cioè, vedete questa pelle scura tendente verso il blu e i capelli azzurri che finiscono per diventare acqua.